coronavirus. Campania in zona rossa dal lunedì 8 marzo. Covid, Mastella, quanti sapientoni smentiti. Siamo purtroppo in rosso, i fatti sono questi. La cronaca, maltrattava la sorella disabile, misura di allontanamento da casa familiare per un 53enne. Calcio, Spezia Benevento, Schiattarella Insigne non convocati da mister Inzaghi per motivi disciplinari. In campo alle ore 15. Sport 7 in diretta dalle 14.15. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato le nuove ordinanze. La Campania passa dunque in zona rossa dal lunedì 8 marzo. Come era ampiamente prevedibile, oramai siamo in zona rossa perché questo livello di contagio non si può più reggere, perché la ricaduta sulla rete ospedaliera diventa grande e alla lunga insostenibile, lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Abbiamo già un appesantimento della situazione negli ospedali, in particolare al Cardarelli. È evidente che bisogna prendere misure eccezionali. Alcuni virologi della domenica ci dicevano un anno fa che il virus avrebbe avuto minore virulenza, ci dicevano che il sole estivo lo avrebbe debellato, ci dicevano e mi dicevano che la seconda ondata era terrorismo psicologico. Così in un post su Facebook il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Peccato che i fatti parlano e che siamo a rosso, drammatico rosso. Si dice che da noi i contagi sono molto inferiori. Mi chiedono perché non mi oppongo alla chiusura, a parte il fatto che costituzionalmente l'ordinanza di un sindaco può essere più restrittiva ma non più indulgente di quella di un governatore, va segnalato che anche da noi la situazione in città e in provincia è cambiata in peggio, tutti sono contagiati in un crescendo allarmante. Forse il rosso inevitabile per come oggi messa la campagna ci evita esodi pericolosi, lasciando perciò meno contagiati di altri. Quanto a me, continuerò a preservare la mia comunità con la mia attività normativa e concreta, lo dico a chi per ragioni politiche alza la voce dopo silenzi assordanti. Il direttore generale dell'ASL Benevento, Gennaro Volpe, ai microfoni di TV7 ha fatto il consueto bilancio di fine settimana anticipando le prossime tappe della campagna vaccinale. Ascoltiamo l'intervista realizzata da Alfredo Salzano, nella quale il dirigente Volpe parla dell'ottimo risultato ottenuto dalla campagna vaccinale sul personale scolastico e sulle prossime categorie che saranno interessate dalle vaccinazioni. Noi cerchiamo di concludere l'operazione scuola entro il fine settimana. Abbiamo prenotato anche per lunedì e martedì le persone che si ancora continuano ad aderire, quindi abbiamo fatto ulteriori sessioni lunedì e martedì e quindi contiamo di finire 100% martedì tutta la scuola. Un bel risultato questo qui. Siamo soddisfatti, è un risultato fondamentale. Rimarranno da vaccinare ancora delle persone, dei professori, del personale ATA che è di fuori regione. Noi, avendo via libera da parte del Ministero nelle prossime ore, speriamo anche loro verranno convocati per lunedì e martedì per risolvere il problema. Ecco, prossima fase, come avevo già detto qualche giorno fa. Prossima fase, sono state aperte le adesioni per quanto riguarda sia il personale dell'università e sia le forze dell'ordine. Già ho contattato le due università presenti e con loro abbiamo organizzato tre giorni che sono più di 700-800 persone, quindi diciamo in tre giorni riusciremo a fare anche questa operazione. L'Unisani ha messo a disposizione i propri locali, quindi li faremo direttamente presso l'università e contemporaneamente inizieremo le forze dell'ordine. Le due categorie all'incirca sono oltre 2.000 persone, quindi speriamo in 10 giorni di poter concludere questa fase. E poi ci sono le categorie cosiddette a rischio? Con delle patologie. Dato che tutte queste categorie, gli ultra ottantenni e quelle a rischio, vanno col Pfizer, il Pfizer in questo momento continuiamo ancora gli ultra ottantenni. Abbiamo fatto oltre la metà, quindi dobbiamo ancora fare le seconde dosi alla prima metà e fare le due dosi complete all'altra. Quindi calcoliamo di farne entro fine mese di riuscire a finire questa operazione. Nessun rallentamento, se da lunedì, come pare, insomma, sia ufficiale, ci sarà la zona rossa? Non incide questo? Assolutamente no, noi continuiamo imperterriti in questa azione.
lotta senza confini al Covid-19 all'ospedale San Pio di Benevento, dove sarà utilizzato il siero autoimmune e degli anticorpi monoclonali sui pazienti Covid. L'ha annunciato a TV7 il direttore generale Mario Ferrante, che ha ricordato che gli anticorpi monoclonali possiedono un'affinità altamente specifica per un determinato tipo di antigene, a cui si legano per ottenere una marcata risposta immunitaria. Ascoltiamo l'intervista realizzata da Alfredo Salzano. Facciamo incontri quindicinali, mensili, con i primari, tutti, ma in questo periodo con quelli dell'area Covid in particolar modo. Ieri abbiamo fatto un incontro in cui abbiamo messo a punto e definito ulteriormente tutte le procedure che noi in azienda mettiamo in essere per i malati Covid ricoverati. Quindi adesso si è ormai organizzato nel profilo di assistenza anche l'erogazione degli anticorpi monoclonali, quindi con tutte le procedure per attivare, per la somministrazione e anche per il siero iperimmune. Ancora oggi abbiamo una sperequazione nella distribuzione dei vaccini. Nell'incontro fra Conferenza delle Regioni e ministri del governo Draghi e il nuovo commissario all'emergenza Covid ho riproposto questo problema. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della solita diretta Facebook del venerdì. Noi entro il mese di aprile dobbiamo avere la dose in più di vaccini che ci consenta di avere esattamente la proporzione di vaccini adeguata alla popolazione della Campania, nulla di più ma anche nulla di meno. Questa operazione dovrà avvenire nel mese di aprile. L'ASL Sanita ha processato 450 tamponi nelle ultime 24 ore, dei quali 59 risultati positivi, 7 sintomatici e 52 sintomatici, 16 guariti ed un deceduto nell'ultima giornata. L'azienda ospedaliera San Pio ha processato 522 tamponi, dei quali 97 risultati positivi. Di questi, 52 rappresentano nuovi casi relativi a 51 soggetti residenti in provincia di Benevento e a un soggetto residente in un'altra provincia, mentre gli altri 45 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Condivido la proposta avanzata da Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, Movimento Imprese Ospitalità, e Mario Carfora, responsabile sanità del Movimento, così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. È necessario pensare alla salute dei cittadini, ma anche all'economia e alle attività produttive, prevedendo la chiusura degli esercizi non più su un intero territorio regionale, ma in maniera selettiva su base provinciale o su porzioni di territorio, nel caso in cui uno o più comuni presentassero focolai e iniziare a riaprire anche la sera, lì dove i dati sono incoraggianti e ci sia garanzia di poter riaprire in sicurezza. Bisogna ragionare in termini territoriali, evitando che un provvedimento restrittivo colpisca anche dove non sia necessario. Non possiamo più permettercelo. Ancora una vittima del Covid-19 all'ospedale San Pio di Benevento. Si tratta di un 62enne di Pagoveiano. Sono ora 52 i pazienti positivi ricoverati nei reparti dedicati. 33 sono sanniti e 19 di altre province. 3 i pazienti dimessi, un sannita e 2 di altre province. Resta stabile la curva dei contagi in Campania. Secondo i dati dell'unità di crisi della regione, sono 2.842 i casi positivi nelle ultime 24 ore, 13 decessi e 557 le persone guarite nelle ultime due giornate. Continua l'azione di grande solidarietà messa in campo da alcune settimane da Giovanni Carolla, che dopo le iniziative di San Giorgio La Molara, Bucciano, Airola, Pollosa e Napoli, ha dedicato una significativa iniziativa alla sua città. Si è recato infatti presso il comune di Benevento, dove è stato ricevuto nella sala giunta dal sindaco Mastella, al quale ha consegnato ben 9.000 mascherine per bambini certificate dal Ministero della Salute e numerosi quaderni scolastici. Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino per questa donazione, che ha un significato particolare in questo periodo difficile della nostra vita condizionato dalla pandemia. All'esito degli ulteriori sviluppi delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, che hanno già portato al sequestro di beni e società, il personale della Questura e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento ha eseguito un nuovo decreto di sequestro preventivo
di beni e disponibilità finanziarie nei confronti di 4 società con sedi legali ed unità operative a Roma, Prato e Benevento, operanti nei settori della consulenza tecnologico-informatica, nel noleggio autovetture e della fabbricazione di mobili per un valore di oltre 700.000 euro. Il provvedimento ablativo è stato emesso a seguito degli sviluppi investigativi della complessa ed articolata attività di indagine svolta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Benevento, unitamente al personale della squadra mobile della Questura del Capoluogo Sannita, che consentì l'esecuzione già nel mese di luglio del 2020 di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino beneventano residente a Montesarchio per i delitti di associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di beni, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, indebita compensazione, nonché di un decreto di sequestro preventivo di 7 società, comprensivo degli asset aziendali, di beni strumentali, mobili e immobili alle stesse intestate, in relazione alle richiamate condotte delittuose. I carabinieri di Benevento hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare emessa dal GIP del Tribunale di Benevento a carico di un beneventano 53enne perché raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di maltrattamenti nei confronti della propria sorella disabile. L'attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento faceva emergere la sussistenza di un clima vessatorio posto in essere ai danni della sorella, vittima di atti di violenza fisica quali schiaffi, calci e pugni, nonché colpi posti in essere con l'utilizzo di bastoni. I citati atti di violenza erano tali da provocare alla vittima uno stato di sofferenza morale e psichica tale da renderle la vita impossibile. Diversi episodi di violenza ricostruiti dal 2019 al 2020 e contestati al 53enne, che poneva in essere anche atteggiamenti minatori nei confronti degli altri familiari che non intervenivano temendo le possibili ritorsioni dell'uomo. Sono entrati furtivamente in una villa in contrada San Chirico ed hanno poi rubato una cassaforte contenente gioielli, una pistola e soldi contanti. La denuncia è stata sporta dal proprietario residente nella villa alla contrada San Chirico. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ignoti in prima serata sono penetrati in casa ed hanno scassinato la cassaforte portandola via con il suo l'autobottino. Sul posto i carabinieri di Benevento per le indagini del caso. A seguito della nota stilata dal dirigente del settore urbanistica Antonio Iadicicco, con la quale si chiedeva di procedere alla chiusura al traffico veicolare e pedonale di Viale degli Atlantici nelle situazioni di allerta meteo al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, si è tenuto un tavolo tecnico appositamente convocato dal sindaco Mastella. Nel corso dell'incontro si è proceduto all'esame della perizia effettuata dall'esperto nominato dal comune, perizia in cui è evidenziato che 24 essenze arboree dislocate lungo il marciapiede del viale non possiedono più i requisiti di sicurezza e pertanto vanno abbattute e che conseguentemente si implica un'oggettiva responsabilità da parte del comune ai fini della tutela di un bene primario come la salute dei cittadini qualora non fossero adottate misure adeguate, soprattutto in condizioni di criticità meteorologiche, fenomeno quest'ultimo che, come è stato ricordato, si è particolarmente intensificato negli ultimi anni. Pertanto, alla luce di questi elementi, è stato deciso di dare indicazioni agli uffici competenti di stabilire delle modalità in aggiunta a quelle già attuate per evitare che si registrino incidenti mortali e non conseguenti l'eventuale mancata attuazione di una disciplina a salvaguardia della salute dei cittadini. Prosegue con tanto entusiasmo il nuovo progetto Art Joe Air Design Salon, uno staff di professionisti dello stile coordinato da Arthur Tufo e Giovanni Pirozzolo, sempre aggiornato sulle tendenze e sulle mode, che sa esaltare ogni tratto e sfumatura della personalità, prendendosi cura dell'integrità del tuo capello. Per info e prenotazioni 342-5274-535. Art Joe Air Design Salon è in via Cumpa Ponticelli numero 8 a Benevento. Nutro è la linea di Cotril, è studiata per nutrire i capelli secchi. Come si evince dal nome, nutre in profondità i capelli trattati e sensibilizzati, conferendo setosità senza appesantire. La sua formulazione è basata su 3 estratti oleosi naturali, che sono l'olio di olivo, l'olio di quiseto e l'olio di monoi, che hanno proprietà nutrienti e idratanti. T-Bolli è un trattamento a base di trioxi, è una sinergia di proteine e di cheratina formulato per lisciare e rafforzare la struttura del capello. È composto da acido gliossilico,
Cheratina naturale e antiossidante, che creano un mix perfetto per un capello sano, forte e pronto a tutte le necessità. Hyalurox di Cotril è un vero e proprio trattamento di chirurgia estetica per capelli con un'innovativa formulazione che è ricca di acido ialuronico. Diciamo che il cuore di questo trattamento è il Prodigy Serum, ossia è un siero che si applica ciocca per ciocca con un'apposita siringa. Questo agisce sul capello in modo prodigioso, ristrutturandolo proprio dall'interno. Volevo rinnovare un saluto a tutti i nostri clienti e tutti i clienti nuovi che ci seguiranno, ma in particolare un saluto al nostro consulente Cotril, che è Francesco Pinto, che ci sta seguendo a 360 gradi su quello che è la formulazione di prodotti e trattamenti per offrire sempre il meglio ai nostri clienti. Dalla lista dei convocati del Benevento per la trasferta ligure sono stati esclusi per motivi disciplinari Schiattarella e Insigne. Alla base della drastica decisione presa da Inzaghi in accordo con la società ci sarebbe una vivace discussione esplosa tra i due calciatori durante l'allenamento che ha preceduto la partenza per la Spezia. Inzaghi dovrà fare a meno anche degli infortunati Letizia e De Paoli. La gara del campionato di Serie A Spezia-Benevento sarà l'argomento principale della trasmissione Sport 7 Live in onda sui canali di TV7. Set del format dedicato al calcio e colori giallorossi sarà la palestra dell'Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno nel cuore della colonia elioterapica a Rione Ferrovia di Benevento. Tra i protagonisti della puntata i maestri Dino Meglio, Francesca Boscarelli e l'altra campionessa Rossana Pasquino. Ricordiamo che di recente sia la Boscarelli che la Pasquino sono state elette rispettivamente consigliere nazionale e regionale della Federazione Italiana Scherma. Sport 7 Live, condotto da Alfredo Salzano, ospiterà come sempre opinionisti, esperti di calcio, giornalisti e tifosi che si confronteranno sui temi che emergeranno nel corso dei 90 minuti di gioco, che vedranno opposte le squadre degli allenatori Inzaghi ed Italiano. I tifosi, come sempre, potranno intervenire attraverso i canali di comunicazione attivati dalla redazione giornalistica. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.